Spunti e Spuntini torna a farvi compagnia anche nel weekend. Oggi siamo al Liceo Piero della Francesca di Arezzo perché si conclude un progetto importante che viene portato avanti ormai da molti anni, il Liceo dell'Artigianato, ovvero un ponte diretto tra il mondo dell'artigianato e il mondo della scuola. Preside, intanto ecco, oggi è una giornata conclusiva, ma c'è un anno di lavoro dietro a questa meravigliosa ensemble di prodotti artigianali. Sì, è stato un anno di lavoro, ma in realtà questo progetto con Coffartigianato del Liceo dell'Artigianato dura da tantissimi anni e vediamo qui realizzate tutte le idee dei ragazzi, che non sono poi idee peregrine, ma sono idee, grazie pronto al confronto con i professionisti e con gli artigiani veri, sono idee che possono essere sostenibili, realizzabili, come alcuni gilet. Poi io ne ho visto uno che mi è piaciuto personalmente, quindi sfacciatamente ho chiesto di realizzarlo con me. Ma a parte le battute, i ragazzi sono appassionati e imparano veramente, perché poi questo ci chiede il mondo del lavoro, dei ragazzi preparati. Allora, noi siamo qui proprio dietro a delle realizzazioni magnifiche di sartoria, a coordinarle e anche a dare un po' di voti. C'è Carlo Donati che insomma può davvero insegnare tanto a questi giovani, e soprattutto la passione è quello che muove lei e che può muovere anche questi giovani. Ti dirò che la passione è una delle cose più importanti, perché come ho detto anche ai ragazzi, non vi aspettate niente, la manna dal cielo non arriva, vi dovete mettere tutta la vostra passione, volontà, anche impegnandosi a lungo, non è una cosa che scappa e fuggi, bisogna mettersi sotto impegnati a poter riuscire a fare, perché ci vuole veramente del tempo per imparare solo i mestieri. Io parlo quello della moda, che è molto complesso, un'idea che quello fa un disegno, beh, l'hai fatto tutto, non hai fatto un bel niente, c'è da farsi tutto, c'è da fare tutto il resto. Sicché ci vuole i ragazzi che ci mettono tanto impegno, ma devo dire, seguendo, ci sono impegnati, qualcheduno si perde un po', ma fa parte della percentuale, no? Ecco, vediamo, il tema di quest'anno, mi pare di capire, sono i gilet. Carlo, ne ha visti alcuni che l'hanno colpita più di tutti? No, sono gilet che mi hanno colpito tutti. Qui c'è una fantasia di gilet particolari, la fantasia viene, a ognuno ha il suo pensiero per come metterlo, perché c'è quello maschile che in media è sempre un pochino più classico, con quello femminile che invece è un pochino diverso, si riesce a fare tante variazioni, tante cose, capito? Sicché no, però c'è delle cose che devo capire, che l'impegno con la scuola per far questo... Io vorrei fare di più, carissimo Preside. Un altro anno faremo di più. I ragazzi si devono impegnare ancora di più nella manualità, perché fa parte, diciamo, ci vuole anche, benissimo, conoscenza, studio, tutto, niente da dire, mancherebbe altro, la cultura è la cosa più importante, però ci vuole molto per far capire e ci vuole molta manualità, perché con poco non si riesce sempre a far poco. Devi fare e rimettere in testa tutto quello che è, perché è un bel capo fatto da noi in Italia, non ci perdiamo queste belle cose, che siamo diciamo l'eccellenza nel mondo, sicché dobbiamo portare avanti queste cose qui. Io la faccio una battaglia da tempo, ma continuo a dire, i ragazzi bisogna prepararli, avere davanti a loro, perché essendo italiani si può riuscire a fare tante cose, come hanno fatto nel passato, non siamo mica meno di prima. Bene, allora dalla moda sartoriale poi ci sposteremo anche su altri prodotti artigianali che hanno realizzato i ragazzi in collaborazione con le aziende di Confartigianato Arezzo tra pochissimo. Andiamo anche a scoprire chi ha coordinato per questi mesi il progetto Il Liceo dell'Artigianato. Gigliola, ecco, com'è stato seguire tutte le varie fasi in cui gli studenti sono protagonisti, ma anche il dialogo poi con gli imprenditori è fondamentale. Esatto, allora tutti gli anni devo dire che questo progetto è molto stimolante, anche perché ci troviamo di fronte a classi diverse, progetti diversi e anche a scegliere di volta in volta gli artigiani che ci affiancano in questo percorso, perché sono una parte fondamentale assieme ai ragazzi. Questo è un progetto che nasce nell'ambito del gruppo Giovani Imprenditori,
proprio perché guarda, diciamo, con grande interesse al mondo dei giovani. Quindi ecco, chissà che magari tra i ragazzi di questo istituto un giorno non nasca un imprenditore nel settore della grafica, piuttosto che della stampa, piuttosto che del settore multimediale o reficeria. Quindi ecco, quello che ci interessa è dare a loro uno spaccato del mondo dell'imprenditoria, vedere effettivamente quello in cui consiste fare questo tipo di professione, l'artigiano nei più svariati settori, al contempo anche far conoscere ai ragazzi che non volessero magari proseguire loro studi, che fuori c'è un mondo di opportunità lavorative e che c'è un'associazione che è pronta a dar loro una mano. Ecco, qui vediamo tutta la parte della produzione anche di oreficeria, dal disegno, insomma, poi alla realizzazione. Abbiamo visto anche la moda, di fronte a noi ci sono delle meravigliose lampade, ma c'è qualcosa che può racchiudere tutto questo, perché comunicare tutto questo si fa attraverso il multimediale. Hai seguito i ragazzi appunto di questo settore, di questo indirizzo. Com'è stato per te dar loro un modo di capire com'è il lavoro poi di fatto in concreto? Beh, sicuramente la sezione multimediale con la quale ormai collaboriamo da anni è una di quelle che ci lascia un ampio margine di interesse da parte dei ragazzi verso la fotografia in particolar modo. Quest'anno abbiamo avuto anche la classe di cinema oltre a quella multimediale classica e hanno portato un progetto veramente molto interessante e profondo. Devo dire che è nell'interesse della categoria dei giovani imprenditori di Confartigianato cercare di assottigliare questo divario tra scuola e mondo del lavoro. Soprattutto per quello che concerne anche il nostro settore di appartenenza, cioè quello fotografico, questo è molto importante, perché noi diciamo sempre che la fotografia è un linguaggio, bisogna avere qualcosa da dire, qualcosa da dire al mondo attraverso proprio un metodo che è la fotografia. Questi ragazzi quest'anno l'hanno capito in particolar modo, infatti hanno portato un progetto che ha molto da dire e che ha riscosso un grande successo. Quale progetto? Di quale progetto si tratta? Si tratta di catene, queste catene che non sono catene soltanto fisiche ma anche interiori. Entrambe le classi, sia multimediale classica, dunque fotografica, che quella video, hanno portato questo argomento dopo un brainstorming iniziale in cui si sono confrontati su vari aspetti e vari argomenti da affrontare e hanno scelto questo perché li riguarda, perché parla di loro, parla di questi giovani che molto spesso tendiamo a sottovalutare per tanti motivi, ma che in realtà sono pieni di idee, di iniziative, hanno un sacco di cose da dire. Allora, andiamo con la nostra telecamera anche a vedere questo tavolo pieno di realizzazioni di oreficeria e vogliamo ascoltare la voce di una degli studenti, una studentessa che ha fatto parte di questo anno di progettualità. Intanto dici pure il tuo nome. Sì, Alice Menegaldo e faccio parte della sezione quinta D1 di Gioiello. Ecco, che è anche un po' rappresentativa di questa scuola nel corso degli anni. Di cosa ti sei occupata in particolare? E che cosa ha lasciato in te la possibilità di confrontarti e di interagire direttamente con degli imprenditori? Allora, quest'anno la mia classe è stata coinvolta in un progetto di alternanza che ci ha dato la possibilità di portare al banco del lavoro i nostri progetti che vedevano come tema l'astrattismo, quindi una corrente d'avanguardia del Novecento. Io personalmente mi sono occupata di un paio di orecchini ispirati a Mondrian, ma diciamo che anche tutti i miei compagni poi si sono visti coinvolti nel progetto e hanno potuto esprimere la propria creatività anche grazie all'aiuto dell'esperto dell'imprenditore. Ecco, puoi farci vedere qualche esempio delle tue creazioni? Io mi sono occupata di questo paio di orecchini qua. Facciamo vedere. E poi a inizio anno siamo stati coinvolti nel progetto di un'esercitazione, quindi abbiamo realizzato tutti lo stesso prodotto, ovvero un anello in ottone con una pietra taglio cabochon e in particolare la mia è quella. Ecco, quindi è stato un modo per capire davvero cosa vi aspetta dopo gli anni della scuola, è stato un modo anche forse per sottolineare la scelta che avete fatto e capire se poi è quella giusta. Sì, sicuramente in vista la necessità di fare questa scelta fra il lavoro e lo studio, quest'anno è stato abbastanza significativo per noi e ci ha permesso anche di chiarirci tante idee.
Bene, quindi allora diciamo in bocca al lupo per la maturità, perché sei all'ultimo anno, quindi sarà anche un ritorno della maturità come da 2 anni non la vedevamo. Intanto un commento su questo te lo chiediamo. È un po' inaspettata come cosa, sinceramente, però penso che abbiamo avuto una preparazione adeguata. Questo anno i nostri professori ci sono stati molto vicini e quindi anche a livello mentale siamo abbastanza pronti per affrontarla. Bene, allora noi abbiamo cercato di raccontarvi, oltre appunto alle emozioni, anche proprio gli obiettivi di questo importante progetto, il Liceo dell'Artigianato. Grazie a Confartigianato Arezzo, grazie al Liceo Piero della Francesca. Come sempre adesso diamo la linea al nostro meglio della settimana, Spunti e Spuntini Weekend continua con i migliori momenti che abbiamo trascorso nella settimana che si sta concludendo.